Buongiorno. Sì, è ancora notte. Però sai che dobbiamo fare delle cosine, ok? Allora, stanotte, come al solito, vado a misurare un po' i tuoi parametri vitali. Andiamo a controllare tutto. Ti do le medicine, ok? Ti sistemo un attimo. Andremo a controllare, ok? Va bene. Poi, allora, io ti devo un attimo misurare la temperatura perché può darsi che tu abbia ancora la febbre. Controlliamo un po' il battito cardiaco, le solite cosine. Prendiamo le medicine. Che se gli esami sono andati bene, smetterai, o comunque alcune smetterai e alcune le ridurrai nei prossimi giorni. Speriamo, speriamo. E controllare il dolore. Vediamo. Ti prude un pochino. Ci sta. Vuol dire che sta guarendo, ok? È una cosa positiva in realtà. Allora, a tirar fuori il tuo foglio. La data di oggi. E allora, oggi il... aiuto, oggi... Misuriamo intanto la temperatura.
teniamo qui un attimo. E adesso ti faccio due domandine, ok? Ti è venuta un po' di nausea oggi? No? Un po' di mal di testa? No? Un po' di disidratazione? Fammi vedere. Un pochino qui sul viso. Secondo me non stai neanche bevendo tanto. Ok, dopo facciamo qualcosa. Bene, comunque, ok, sì. Come va la pancia? Senti un po' di bruciore? Perfetto. Praticamente nessun effetto collaterale, fantastico. Gli occhi? Un po' di secchezza agli occhi? Questa sì, ok. Secchezza. Mettiamo un collirio. Direi che ci siamo. Adesso togliamo anche il termometro. Eccoci qua. Allora, hai la febbre, ma è molto bassa, proprio poche linee. Io onestamente eviterei di darti la cadachipirina. Se senti qualche altro sintomo della febbre, se ti dà fastidio, eccetera, mi chiami e te la somministro, che però per ora la lascerei stare. Ok. Prendiamo le altre medicine però. Dai, sono solo tre, stanno anche diminuendo. Sono solo tre questo. Che tu abbia portato il tuo bicchiere riutilizzabile, molto intraprendente. Ok, quindi andiamo con la prima. Apri bene la bocca, ok, e butta giù piano. Molto bene. La seconda. Sorso. Ok, e l'ultima, ecco qui. Questa la si scioglie un attimo in bocca, ok, e butta giù anche questa. Ok, perfetto. Adesso me lo fai un piacere. Mi bevi un altro po'? Dai, un pochino. Un pochino, un pochino. Allora aspetta, ho visto che hai lasciato anche la zuppetta di oggi. Posso provare a darti un po' di zuppetta intanto? Ok, così ti prendo anche un pochino le forze. Leggerino, quasi un brodino, ok? Ok. Vieni qui.
abbia un buon odore. Secondo me l'ho mangiata anch'io questa. Non è male. C'è di peggio. Sono molto soddisfatta, sì. Bevi ancora un po'. Benissimo. Andiamo a prendere la pressione e a sentire un po' il cuore. Vedo che effettivamente muovi un po' il collo, ti fa male il collo. Ti vado a prendere un altro cuscino, ok? Aspetta un secondo. Ti ho preso questo cuscino, che è il più morbido che ho trovato. Sarà un po' freddo forse adesso. Visto che negli ultimi giorni la pressione era un po' alta, che poteva essere dato anche dai farmaci, ma è rientrata. Sono molto contenta. Eccoci qua. Andiamo ad ascoltare un po' i polmoni. So che questa invece è una delle tue parti preferite. Rilassa tanto. Ok. Allora, è un po' freddo. Fammi dei bei respiri. Stai facendo fatica? Un altro pochino dietro la schiena.
Il collirio. Andrò a bagnarlo un pochino, ok? Vieni qui. Ok. Ok, andiamo pian piano. Benissimo. Questo lo buttiamo subito via. Dico, a me sembra che stia guarendo proprio, proprio bene. È normale che pruda, è un po' rossa, tu non la vedi mai un po' rossa, ed è assolutamente normale, ok? Andiamo a disinfettare. Secondo me dovremmo un attimo confrontarci anche col medico, però secondo me tempo 1-2 giorni proprio possiamo anche non coprirla più. Ok, però dolore no. La cremina oggi pomeriggio, quindi non la vado a mettere la cremina adesso. La connettivina, però andiamo semplicemente a cambiarlo.
Fissare come. Alla fine, tra l'altro, aveva molto il cerotto si era molto meno appiccicato del previsto, quindi non mi sono servite neanche le pinze. Fermi, resisti. Sbatti bene. Queste goccine poi te le danno anche da portare a casa perché può darsi che nel corso del tempo si risecchino un po' gli occhi. È normalissimo, ok? Quindi queste comunque sono goccine tranquillissime. Alla camomilla, native, quindi potrei andare anche avanti per un po', se ti daranno fastidio. Stagione potrebbero dare fastidio comunque, poi nel tuo caso sarebbe ancora più normale. Che ne dici di per un altro po'? Un altro pochino ancora. Vieni qua. Ok, molto bene, molto bene. Fammi segnare giusto due cosine. Poi per i miei colleghi. Poi andiamo a metterti un pochino di crema nelle zone disidratate, un pochino di burro cacao, un pochino di crema mani, ok? Stanotte sembra tutto tranquillo, quindi ho tempo di applicartela io, mi fa piacere. E mi ricordo che ti hanno portato il beauty con tutto. E ci avevamo raccomandato di darti anche delle creme belle idratanti, quindi dovresti averne.
dicevo, perché ti hanno dato delle pastiglie nel beauty? E il dentifricio solido? Non l'avevo mai visto, come ti trovi? Interessante, come lo usi? Aspetta solo un secondo, ok. Ti pulisco un attimo il viso. Perché ha delle leggere crosticine e proprio le voglio rimuovere. Le crosticine qui, così dopo possiamo idratare la pelle al meglio. Ok, qui, perfetto, aspetta anche qui. Comincerai dal viso. E io direi che hanno seguito la raccomandazione benissimo, perché questa crema è iper idratante. Sono stati bravissimi a portartela. Ne prendiamo una quantità piccola. Andiamo nelle zone un pochino più secche, ok? Qui. Per la nostra guancia. Anche qui, ok. Un pochino ai lati del viso. Intorno alle labbra qui. Questo però è anche perché non sta bevendo tanto, Prometti che ti sforzi un po' di più. So, dopo un po' l'acqua è noiosa, però che ci devi fare? Resisti. E poi un po' dietro le orecchie, allora, qui. E qui. Dovresti sentire il sollievo quasi subito. Mani, unghie, limone, cheratina vegetale con olio di mandorle dolci, nutri.
sembra di essere quasi una truccatrice, non un'infermiera. È carino cambiare, dai. Ma questa crema mani. Ma che profumo, sembra quasi un dolcetto al limone, wow. Ok. Bene. Ma quello che vedo di fianco a te è un Kindle. Stai leggendo qualcosa? Fai bene a leggere, qui ci si annoia un po'. Posso vedere? I leoni di sì, è un po' difficile scrivere. I leoni di Sicilia. Non è l'abitudine di leggere il Kindle. Lo so, però secondo me anche qui è molto più comodo, così non ti tieni tutti i libri, magari sei in una posizione un po' scomoda. Allora, il sequel, il secondo, si chiama L'inverno dei leoni. Il letto mi è piaciuto tanto. Sì, sono solo due. Ed leggiamo un attimo. Allora, le recensioni. Un caso letterario nazionale e non solo. Repubblica. Il Corriere della Sera scrive: ambizioni, splendori, molti rimpianti, dietro Palermo che cresce con i flori, suoi amanti e per i padroni. La storia meravigliosa e terribile è quella che ha stregato e continua a stregare i lettori dei Leoni di Sicilia. Guarda, scritto proprio qui. Stefania Auci torna a intrecciare la storia alle storie, la forza alle fragilità, la magnificenza al decadimento. Nel fluire magico di queste pagine c'è tutto: chi siamo, chi siamo stati, chi saremo. Secondo me se ti piace il primo sicuramente ti piacerà anche questo. Poi allora, io di saga familiare ho letto recentemente, si chiama Mi dicono che sia molto bello anche. È un po' lento, sto Kindle. Aspetta. Come si chiama? Come l'arancio amaro. Proviamo. Eccolo. Questo qui. Milena Palminteri. Carlotta mia, io dell'arancio amaro conosco solo le spine e ormai non mi fanno più male, ma il profumo del soffiore bianco, il tuo, è quello della libertà. Ha delle recensioni ottime, te la metto fra i preferiti, ok? Va bene. Ok, tieni.
sì, devo proprio, proprio andare. Adesso cerca un attimo di dormire, ok? Che sai che qui la sveglia presto. Non aiuta a dormire qui, però. Ok. Se vuoi magari leggere ti aiuto un po'. Domani mattina ci sono ancora io. E poi noi ci vediamo secondo me fra 2 giorni. Ok?